Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo941 e oggi siamo sulla Road to Pallone d'Oro, signori miei. Torniamo con il nostro bellissimo Boris Dimitrov, il compagno russo, lo zar di Russia, signori miei. Per giocarci le nostre 4, forse 3 partite, raga. Oggi forse è l'episodio leggermente più corto. Allora, la prima partita è con lo Schalke, signori miei. È il ritorno di Coppa. L'andata è finita 0-0, noi abbiamo sempre 45 minuti per cercare di fare il meglio che possiamo. Detto questo, andiamo in campo, signori miei. Ok, signori miei, siamo pronti. Andata 0-0, partiamo in questa partita. Io devo ricordarmi che con la carriera giocatore si gioca con un solo pupino, non si gioca con tanti pupini. Quindi dobbiamo giocare solamente con il nostro Boris. Boris, 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 fatti dare la palla. Boris, bravo, Boris, bravo, Boris, bravo così. Mamma mia, che pestone che abbiamo preso. Dai, 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 dai. Bravo, 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 guardami, 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 guardami. No, beh, sono ancora proprio, ce l'ho ancora io la palla. Tirala, tirala, di nuovo, di nuovo, di nuovo. 1-0. Bella così, signori miei, bella così. Bella così, 1-0. Chi ha segnato? Wildum, Wildum, me l'ha segnato lui, non lo so, l'ho segnato. No, non è Wildum. Chi cazzo l'ha segnato? Perché Boris non sta... Ah, ok, sta festeggiando pure Boris. Ha segnato Plata, signori miei, Plata. Babbo, abbiamo un certo Plata in squadra, buona sapersi. Dai, 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 dai. Dai, ripartiamo noi. Boris, 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 Boris. Dai, 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 dai. Dai, ripartiamo. Bella lezione, bella lezione, bella lezione, zio. 2-0 al 19esimo, signori miei. Lo Sporting la chiude, signori. Lo Sporting la chiude. 2-0, bella così. Siamo entrati nell'azione, però. Siamo entrati nell'azione, signori miei. Siamo entrati nell'azione. E lo stadio esulta. Siamo a casa loro, tra l'altro. Siamo a casa loro o a casa nostra? Ma come ricordo? Siamo a casa loro o a casa nostra? Bravo, sì, bel gol. Siamo a casa nostra, 2-0, bella così. Attenzione a Boris che la apre benissimo per sulla fascia. Boris, Boris, Boris si fa rivedere, si fa vedere Boris, si fa vedere Boris. Nessuno però fa un buon movimento. Attenzione, Boris tiene la palla però. Boris tiene la palla in maniera molto poco bella, bravo Boris, bravo Boris, bravo Boris. Guardami, guardami zio, dove cazzo? Guardalo, 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 ossigenato. E dai che lo chiude l'ossigenato al 25esimo, signori miei, su assist di Boris. L'ossigenato la chiude. Sporting che mette un gran bel piede sul passaggio del turno, signori miei. Guardate, bravissimo Boris che vede il movimento al centro e il portiere rimane di stucco. Il portiere non capisce, forse non si ricordava che doveva parare il portiere. È rimasto un po' così nel suo mondo, nel suo mondo. 3-0. Attenzione, minuti di recupero, signori miei. 2 minuti di recupero alla fine della partita. 2 minuti di recupero alla fine del primo tempo. 2 minuti di recupero, penso la partita sia finita con questa rimessa laterale. Vediamo se è veramente così. Sì, è finita, è finita. Fine primo tempo, signori miei. Fine primo tempo. 3-0 per lo Sporting, signori miei. 3-0 per lo Sporting. Fine primo tempo, come al solito. Andiamo avanti. Richiediamo la sostituzione. E speriamo che vada bene, signori miei. E speriamo che vada tutto nel verso giusto. Simuliamo il resto della partita. Simuliamo il resto della partita. Risultato finale, signori miei, 3-0 per lo Sporting sullo Schalke. L'altra partita, la Roma ha battuto l'Atalanta, il Porto ha battuto il Manchester e vince per gol in trasferta, l'Inter ha battuto il Celtic. E poi passa l'Arsenal contro l'Ajax, passa il Valencia contro il Monaco, passa il Tottenham e passa l'Inter, e passa il Milan, scusate, che ha vinto 7-1 per un risultato totale. Porca miseria. Ok ragazzi, già siamo pronti a scendere subito in campo per l'altra partita contro il Santa Clara, signori miei. Contro il Santa Clara, non perdiamoci d'animo e scendiamo subito in campo. Ok ragazzi, partita di campionato contro il Santa Clara, Sporting Santa Clara. Vediamo di riuscire a fare bene pure in questa partita, raga, perché dobbiamo mantenere alto la concentrazione anche in campionato. Campionato, io magari un trofeo me lo vorrei portare a casa quest'anno con lo Sporting, anche perché giugno al 90% cambieremo squadra, quindi peccato, era buono, ma non è servito a nulla. Attenzione, il nostro Boris parte sulla fascia. Boris parte sulla fascia. Boris parte sulla fascia, non è fuori gioco. Boris rientra, Boris rientra. Attenzione, cerca il compagno libero. Attenzione! Oh, bella l'azione, bella l'azione. Bella l'azione, però non è servita un tubo. Attenzione, buona la palla per Boris. Buona la palla per Boris che però è solo, signori miei, è solo. Riesce però a rientrare, riesce però a rientrare. Cerca il compagno, se la fa ridare. Boris! Mamma mia, l'abbiamo preso in faccia piena. Faccia piena. Mamma mia, che facciata. Che pallonata in faccia le abbiamo tirato.
Attenzione, il Benfica riparte, il Benfica riparte, Boris si fa vedere, Boris si fa vedere, passaggio è buono, attenzione, 1-2, 1-2, 1-2 per la centrocampo, Boris, dette tempi, bella così, gara povera di emozioni, signori miei, gara povera di emozioni, palla bella sulla fascia, ma era fuori gioco, niente, gara povera di emozioni, signori miei, signori miei, signori miei, signori miei, l'ho già detto, signori miei, sì, hashtag signori miei, se l'ho ripetuto troppe volte, raga. Attenzione, attenzione allo Sporting, attenzione allo Sporting. No, mannaggia, ho sbagliato tasto, porca miseria, però lo Sporting c'è, lo Sporting c'è, lo Sporting c'è, lo Sporting c'è. Boris! Ancora lui, Boris! Ma che cazzo era la Boris? Però un tiro giusto, fallo, mannaggia, sei una pupazza ambriaca. Siamo nei minuti di recupero, signori miei. Siamo nei minuti di recupero. Gara, come ho già detto prima, povera di emozioni, signori miei. 2 minuti di recupero, siamo al 42esimo. Sì, al secondo minuto di recupero, ormai palesemente è finita la partita. Ecco, è finita. Fine primo tempo, signori miei. 0-0 nel fine primo tempo. Allora, abbiamo pareggiato 0-0 con il Santa Clara, signori miei. Pareggiato 0-0 contro il Santa Clara. Va bene, va bene, va bene. Allora. Mail, partita spostata. Dobbiamo andare a vedere quelle che, se ci sono stati i sorteggi di Europa. Andiamo a vedere se ci sono stati i sorteggi di Europa. Oh, abbiamo preso il Milan. A posto, raga. Usciamo dal girone. Abbiamo preso il Milan in Coppa UEFA, in Europa League. Ottimo così, ottimo così. Allora, facciamo gli allenamenti. Facciamo gli allenamenti per il nostro Boris. Che si deve allenare. Dai, Boris, dai, che arriviamo a 81. Mamma mia, ma un po' meglio te potevi allenare, amico mio. Un po' meglio te potevi allenare. Dai, andiamo in campo per la prima partita con la nazionale contro la Polonia. Bellissima, sì, bellissima. Contro la Polonia, sì. Russia-Polonia. Andiamo in campo, raga. Ok, signori miei, Russia-Polonia, partita di nazionale. Ricordiamo, noi abbiamo sempre 45 minuti a partita, signori miei. E queste sono qualificazioni, partite di qualificazioni ai mondiali, se non sbaglio. Ai mondiali. Quindi dobbiamo cercare di fare qualcosa meglio rispetto a quello che stiamo facendo per ora, che non è proprio il massimo. Bella questa apertura sulla fascia. Bella l'apertura sulla fascia. Fatti vedere, Boris. Fatti vedere, Boris. Fatti vedere, Boris. Bravo, Boris. Entra in aria. Mamma, che piedi storti che c'hai, Boris. Figlio mio, che piedi storti. Fatta la barba, però. Mamma mia, che piedi storti. Potevamo andare in vantaggio 1-0. Va bene, dai. Non fa nulla, non fa nulla. Attenzione, grande palla, Boris, 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 Boris. Riesce a entrare Boris, vede il compagno libero, Boris. Grande assist, la Russia in vantaggio 1-0 sulla Polonia. Al sesto minuto, grande assist di Boris, l'avrei potuto tirare ma sono altruista, signori miei. Abbiamo rischiato tantissimo questo assist, però va bene, l'importante era segnare, signori. Ha segnato Fernandes, il classico nome russo, Fernandes, amici miei. Attenzione, recupereremo una gran palla, recupereremo una gran palla. Limite dell'aria, entriamo in aria. Boris, 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 l'altruista ancora. La Russia raddoppia, signori miei, al dodicesimo. Grande palla recuperata. Bella così, 2-0 della Russia sulla Polonia, mi è cascata la penna. Bella così, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Bella, bella, bella. Ancora, recuperiamo una gran palla con Boris. Boris è carica a pallettoni, signori miei. Fallo, fallo nettissimo, fallo netto, ma fallo netto su Boris. Attenzione, attenzione, fallo netto su Boris, fallo netto su Boris. Chi la batte? Non lo so, chi sei te? Non conosco nessuno della Russia. Facciamo movimento, facciamo movimento, facciamo movimento, facciamo movimento, ma non facciamo fuori gioco, facciamo movimento, non facciamo fuori gioco. Parata, niente. Me l'ho inserito bene, se me la passava buona era una grande azione per noi. 3-0, signori miei, 4, no, 3-0. Così, a buffo, neanche me ne sono reso conto, raga. Infatti manco stavo a commentare. Mi sembrava un'azione di marmellata, praticamente. E invece la Russia trova il 3-0. Come cazzo l'abbiamo segnato? Non lo so. Mi fate vedere un attimo il replay, tanto per capire un attimo che cosa abbiamo fatto. Stacco di testa. Ah, è stato autogol, raga. È stato autogol. Infatti non ci avevo capito, non ci avevo capito niente. La Polonia segna così, facendo un autogol con Bednarek. Bella! Attenzione, Boris, trova un ultimo assist, Boris, fatela ripassare, fatela ripassare. Ma perché non me l'ha ripassata? Ma perché non me l'ha ripassata? Ma sei un babbuino. Ma sei un babbuino, ma perché non me l'ha ripassata? Io do assist a tutti, ero libero in aria. Ma attenzione, Boris, Boris, Boris al limite dell'aria, Boris al limite dell'aria, fai il movimento, cerca un cross semplice, stacco di testa, brutto, fortemente brutto, signori miei. Attenzione, gran passaggio in profondità. Boris, parte lui sulla fascia di sinistra. Boris, 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 lo vede, lo vede, lo vede, lo vede. No, gliel'ho data troppo presto, raga. Gliel'ho data troppo presto. Gliel'ho data troppo presto. Che bello, finalmente una partita in cui siamo protagonisti, raga. Una partita in cui siamo protagonisti e riusciamo a farci vedere praticamente.
Attenzione, attenzione alla Polonia! Che come cazzo era la palla del nostro portiere? Che è andato? Ha fatto un colpo di palla a volo praticamente, un colpo di palla a volo. Va bene, guardatelo, guardate, sbam! Niente, forse gli è sbattuta, non se l'aspettava, forse non si ricordava che lui è in campo praticamente. Vediamo questo calcio d'angolo, vediamo questo calcio d'angolo. Boris la mette fuori, ma in maniera proprio brutta, brutta, brutta. Perché grande intervento di Boris, che però si fa rispettare subito. E riparte. La Polonia riparte al 36esimo. La Polonia, la Russia riparte al 36esimo. Con Boris Dimitrov che non regge fisicamente, nemmeno un soffio di vento regge. Bello l'intervento! Grande Boris, non molla nulla Boris. Grande Boris, non molla nulla, però abbiamo fatto una gran cacata. Dai così, dai così, dai così, dai così, ripartiamo la Russia. Grande passaggio di Boris per aprire sulla fascia. Attenzione, attenzione, la Russia, la Russia, la Russia, la Russia. Boris riesce a entrare in area. Boris, 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 ancora altruismo. Mannaggia. Siamo stati fin troppo altruisti in questa situazione, raga. In questa situazione siamo stati leggermente fin troppo altruisti. Dovrei tirarlo ogni tanto una pallonata in porta. Ogni tanto una pallonata in porta dovrei tirarla. Tipo questa che stiamo andando a tirare adesso. Dagliela, dagliela lì. Dagliela lì. Trallalero, trallalì. Fatti rivedere. No, 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 no. No, 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 no. Pallonetto bellissimo. Attenzione, un finale del primo tempo bello, 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 bello. Niente, finisce così, raga. Finisce il primo tempo. 2, 3 a 0 per la Russia sulla Polonia. Simuliamo anche il resto del secondo tempo, signori miei. Dopodiché usciamo. Risimuliamo. Ok. Vediamo com'è andata la partita. Dopodiché, raga, chiudiamo qui il video e noi ci vediamo. Vediamo, aspettate com'è andata. La prossima partita nazionale ce la guardiamo la contro la Francia, raga. Contro la Francia ce la giochiamo la prossima volta. Abbiamo vinto 3-0. Bella così, bella così. Andiamo avanti alla partita con la Francia, signori miei. È nazionale, non si possono fare gli allenamenti. Ho capito. Non sei stata inserita nella formazione di oggi. Perfetto, allora simuliamola. Mi sei piaciuto, zio. Mi sei piaciuto. Mi fai fare la quarta partita gratis, praticamente. Francia-Russia. Russia-Francia. Abbiamo perso 3-1. Giustamente, non c'è Boris. E la Russia perde malamente. Va bene, va bene, va bene. Andiamo avanti, raga. Arriviamo alla prossima partita. Anzi, aspetta un attimo, fermi tutti. Facciamo gli allenamenti. Facciamo gli allenamenti. Siamo diventati un 81. Puntiamo all'82, raga. Porca miseria, che giocatore che siamo. Porca miseria, il nostro Boris. Quanto vale? 30 milioni. Porca miseria. Stiamo partita contro il Rio Ave. Va bene ragazzuoli. Detto questo, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per tutto quanto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un altro contenuto nelle prossime ore. Bella raga, ciao!